Di, buon cristiano, fatti manifesto. Fede, che è? Fede è sostanza di cose sperate e argomento delle non parventi, e questa pare a me sua quiditate. Nel luminoso firmamento risplendono le anime dei beati, alle quali Beatrice si rivolge con ardente amore, pregandole di irrorare Dante della rugiada celeste, da cui discendono le verità che desidera conoscere. Le anime, liete, si dispongono fiammeggiando in cerchio e con gioia iniziano a danzare a diverse velocità, manifestando così le diverse pienezze di beatitudine. Da un cerchio formato dagli apostoli di Cristo si stacca una luce che inizia a girare per 3 volte intorno a Beatrice, con un canto dolce e armonioso che Dante non sa esprimere per la straordinaria bellezza della visione paradisiaca. È Pietro, l'apostolo a cui Cristo consegnò le chiavi del regno dei cieli. Beatrice lo invita a interrogare Dante sulla fede, non per sapere se la possieda, ma per rendere gloria a Dio. Come uno studente di teologia che deve sostenere l'esame, Dante si predispone a rispondere alla domanda su cosa sia la fede e afferma con San Paolo che la fede è la sostanza delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono, e questa è la sua essenza. San Pietro gli domanda se abbia veramente la fede. Dante, con entusiasmo e fermezza, risponde di possederla. Poi il santo diventa più luminoso per la soddisfazione e chiede come l'abbia acquistata. Il poeta risponde che la sua fede deriva dalla lettura dell'Antico e Nuovo Testamento e aggiunge che la verità delle sacre scritture è confermata dai miracoli. San Pietro gli chiede come faccia ad essere sicuro che siano veramente avvenuti. Dante risponde che la conversione del mondo al cristianesimo è il miracolo più grande. Dante ha superato la prova e tutti i beati della corte celeste intonano un canto di ringraziamento a Dio. Poi il santo gli chiede in che cosa consista la sua fede. A questo punto Dante proclama di credere in Dio, unico, eterno, motore dell'universo e nella Trinità, verità apprese dalla ragione e dalle sacre scritture. Da esse deriva la fiamma della sua fede. Terminata la professione di fede, San Pietro lo benedice e cantando gli gira intorno 3 volte, manifestando con gioia la sua approvazione, a testimonianza della profonda e autentica fede di Dante. O sodalizio eletto alla gran cena del benedetto agnello, il qual vi ciba sì che la vostra voglia è sempre piena, se per grazia di Dio questi preliba di quel che cade della vostra mensa, prima che morte tempo li prescriba, ponete mente all'affezione immensa e roratelo alquanto. Voi bevete sempre del fonte onde vien quel che i pensa. Così Beatrice, e quelle anime liete si fero, spere sopra fissi poli, fiammando volte a guisa di comete, e come cerchi in tempra d'orioli si giran sì
che il primo a chi ponmente quieto pare e l'ultimo che voli, così quelle carole, differentemente danzando, della sua ricchezza mi facieno stimar veloci e lente. Di quella ch'io notai di più carezza, vidi uscire un foco sì felice che nullo vi lasciò di più chiarezza. E tre fiate intorno di Beatrice si volse con un canto tanto divo che la mia fantasia non mi ridice. Però salta la penna e non lo scrivo, che l'immagine nostra a cotai pieghe, non che il parlare è troppo color vivo. O santa suora mia, che sì ne prieghe divota, per lo tuo ardente affetto, da quella bella spera mi disleghe. Poscia fermato il fuoco benedetto, alla mia donna dirizzò lo spiro, che favellò così com'io ho detto. Ed ella, o luce eterna del gran viro, a cui nostro Signor lasciò le chiavi, che portò giù di questo gaudio miro, tenta costui di punti lievi e gravi, come ti piace, intorno della fede, per la qual tu su per lo mare andavi. Se li ama bene, e bene spera, e crede, non t'è occulto, perché il viso hai quivi, dov' ogni cosa dipinta si vede. Ma perché questo regno ha fatto civi per la verace fede a gloriarla di lei parlare ben ch'a lui arrivi. Sì come il baccialier s'arma e non parla finché il maestro la question propone per approvarla, non per terminarla, così m'armava io d'ogni ragione, mentre ch'ella dicea per esser presto a tal querente e a tal professione. Di, buon cristiano, fatti manifesto, fede, che è? Ond'io levai la fronte in quella luce, onde spirava questo, poi mi volsi a Beatrice, ed essa pronte sembianze femmi, perch'io spandessi l'acqua di fuor del mio interno fonte. La grazia che mi dà, ch'io mi confessi, comincia io, dall'alto primipilo faccia li miei concetti ben espressi e seguitai. Come il verace stilo ne scrisse, padre, del tuo caro frate, che mise teco Roma nel buon filo, fede è sostanza di cose sperate e argomento delle non parventi, e questa pare a me sua quiditate. Allora udii, dirittamente senti, se bene intendi, perché la ripuose tra le sostanze e poi tra gli argomenti. E io appresso. Le profonde cose che mi largiscon qui la lor parvenza, agli occhi di laggiù son sì ascose, che l'esser loro v'è in sola credenza, sopra la qual si fonda l'alta spene e però di sostanza prende intensa. E da questa credenza ci convene silogizzar, senza avere altra vista, però intensa d'argomento tene. Allora udì, se quantunque s'acquista giù per dottrina fosse così inteso, non li avria loco ingegno di sofista. Così spirò, di quello amore acceso indi soggiunse. Assai bene trascorsa desta moneta già la lega il peso, ma dimmi se tu l'hai nella tua borsa. Ond'io, sì ho, sì lucida e sì tonda, che nel suo conio nulla mi s'inforsa. Appresso uscì della luce profonda
che lì splendeva. Questa cara gioia, sopra la quale ogni virtù si fonda, onde ti venne? E io, la larga ploia dello Spirito Santo che è diffusa in sulle vecchie e in sulle nuove cuoia, è sillogismo che la m'ha conchiusa acutamente, sì che in verso della ogni dimostrazion mi pare ottusa. Io udì poi l'antica e la novella proposizion che così ti conchiude: perché l'hai tu per divina favella? E io, la prova che il ver mi dischiude, son l'opere seguite, a che natura non scalda ferro mai, né batte in cude. Risposto fummi: di, chi t'assicura che quell'opere fosser? Quel medesmo che vuol provarsi, non altri, il ti giura. Se il mondo si rivolse al cristianesmo, diss'io, senza miracoli, quest'uno è tal che gli altri non sono il centesmo, che tu entrasti povero e digiuno in campo a seminar la buona pianta che fu già vite e ora è fatta pruno. Finito questo, l'alta corte santa risonò per le sfere un Dio laudamo nella melode che lassù si canta, e quel baron che sì di ramo in ramo esaminando già tratto m'avea, che all'ultime fronde appressavamo, ricominciò: la grazia che donnea con la tua mente la bocca t'aperse infino a qui come aprirsi dovea, sicch'io approvo ciò che fuori emerse, ma or conviene spremer quel che credi, e onde alla credenza tua sofferse. O santo padre, spirito che vedi ciò che credesti, sì che tu vincesti ver lo sepulcro più giovani piedi, comincia io, tu vuoi ch'io manifesti la forma qui del pronto creder mio, e anche la cagion di lui chiedesti, e io rispondo: io credo in uno Dio solo ed eterno che tutto il ciel muove, non moto, con amore e con disio, e a tal creder non ho io pur prove fisiche e metafisiche, ma dalmi anche la verità che quinci piove per Moisè, per profeti e per salmi, per l'Evangelio e per voi che scriveste poi che l'ardente spirito vi fe almi. E credo in tre persone eterne, e queste credo una essenza, sì una e sì trina, che soffera congiunto sono ed este. Della profonda condizion divina ch'io tocco mo, la mente mi sigilla più volte l'evangelica dottrina. Quest'è il principio, quest'è la favilla che si dilata in fiamma poi vivace e come stella in cielo in me scintilla. Come il Signor c'ascolta quel che piace da indi abbraccia il servo gratulando per la novella, tosto che il si tace, così benedicendomi cantando tre volte cinse me, siccome io tacqui l'apostolico lume al cui comando io avea detto, sì nel dir li piacqui.